Nitro! Questo è quello che ebbe da dire il mercante Abraham Ben Jacob quando, alla fine del primo secolo, incontrò per la prima volta i vichinghi in Danimarca. Mai prima d'ora ho sentito canzoni più brutte di quelle dei vichinghi a Schleswig. Il rinchio che proviene dalle loro gole mi ricorda i cani che ululano, solo più selvaggi. Quello che il signor Ben Jacob ha effettivamente sentito non lo sapremo mai, ma la descrizione suona molto come il growl tanto familiare agli amanti della musica heavy, definito sfacciatamente dagli haters del metal come Cookie Monster Voice. Questo particolare stile si è evoluto nel tempo, dalle urla laceranti di Dio e degli Iron Maiden al ringhio dei Sepultura o dei Cannibal Corpse. Che sia nelle tue corde vocali o meno, devi ammettere che negli anni 80 e 90 si è vista una crescita esponenziale di questo stile vocale nuovo di zecca, che sembrava uscito dal nulla, ma forse non era così. Il growl e lo scream sono, come detto, tecniche vocali tipicamente impiegate nei sottogeneri più estremi dell'heavy metal e dell'hardcore punk. Questo stile vocale è ottenuto tramite l'utilizzo del diaframma, il quale controlla il debito d'aria responsabile della potenza sonora. Sebbene possa sembrare che il growl, che significa ruggire, e lo scream, letteralmente grido, siano tecniche in cui vengono coinvolte le corde vocali, in realtà questa illusione è dovuta al fatto che l'aria, immagazzinata tramite il controllo del diaframma, viene buttata fuori, cercando di produrre attraverso la gola dei suoni rauchi e cavernosi. I cantanti che usano il growl e lo scream in maniera appropriata non ruggiscono e non gridano veramente, ma usano questa tecnica diaframmatica poiché, se cercassero di farlo attraverso l'uso delle corde vocali, queste ultime verrebbero gravemente danneggiate. Tra i sottogeneri in cui il growl o lo scream sono più presenti ci sono senza ombra di dubbio il post-hardcore e l'emocore, nella sua variante denominata screamo. L'hardcore di matrice newyorkese ha sempre fatto largo uso di questa tecnica vocale, ed in ambito metal, il death metal, il grindcore e il black metal, ed in seguito altri generi come il gothic metal e le correnti new metal e metalcore, hanno iniziato a coinvolgere l'uso di questo particolare stile. You know I love you. I love you. And I don't care if you don't want me. You know I'm yours right now. I'm putting a spell on you. Anche se può sembrare un fenomeno estremamente recente, il growl era già presente in ambito blues nel periodo in cui questo genere cominciava a fondersi col ragtime, dando poi origine al jazz. Esso non indicava tuttavia una tecnica di canto, ma un abbellimento vocale, come potevano esserlo il vibrato e il glissato. Sono presenti ad esempio abbellimenti growl nelle canzoni di Louis Armstrong. Thank you too. La tecnica growl, qui utilizzata, è basata sullo stesso tipo di emissione gutturale della voce che ritroviamo oggi nel metal, anche se allora era eseguita con minore intensità. You know I can't stand it. You're running around. You know that's a bit. Tra i primi esempi di growl possiamo citare la celeberrima
I Put a Spell on You di Screaming Jay Hawkins del 1956. Oppure Howlin' Wolf, cantante, chitarrista e armonicista afroamericano che ha avuto un'enorme influenza su un altro cantante incredibilmente burbero e gutturale, Tom Waits. Senza dimenticare le voci distorte di Iron Man dei Black Sabbath o 21st Century Schizoid Man dei King Crimson o le varie urla sulle canzoni dei Pink Floyd. Con l'avvento sul finire degli anni 70 del punk e successivamente dell'hardcore, gli interpreti di questi nuovi generi portarono l'urlo ad un nuovo livello, anche se in maniera totalmente inconsapevole, perché è quantomeno improbabile che Keith Morris, fondatore dei Black Flag e successivamente frontman dei Circle Jerks, o Derby Crash, il leggendario cantante dei The Germs, traessero ispirazione per le loro sfuriate vocali da uno qualsiasi dei protagonisti della scena blues e jazz di 30 anni prima. L'urlo, nel loro caso, era un mezzo per scioccare, era l'estrema ricerca dell'antimusica, un deliberato utilizzo della voce come qualcosa di fastidioso, abrasivo e disturbante. Sono questi anni di grande sperimentazione per quanto concerne la musica heavy e l'urlo era uno degli elementi che le band di generi diversi cercavano di integrare nel loro sound. C'era il falsetto dei gruppi proto-metal come i Judas Priest e delle thrash metal band come gli Slayer. E poi c'era la ricerca dell'utilizzo estremo dell'urlo portata alla ribalta dai gruppi black metal, death metal e grindcore, con i Napalm Death a tirare le fila. Riascoltando oggi quel tipo di urlo si sentono i primi accenni di quello che ai giorni nostri chiamiamo scream, anche se sinceramente erano ancora lontani dal suono a noi più familiare, ma tutto stava per cambiare. Gli anni 90 vennero segnati dall'esplosione del grunge. In quei pochi anni di assoluto successo, il Seattle Sound raggiunse una tale popolarità da influenzare il mercato musicale per i decenni successivi. Nei primi anni 90, band come Nirvana, Madonna, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains erano in heavy rotation su tutte le principali stazioni radiofoniche con pezzi come questo. Introducendo una moltitudine di ragazzini ad un qualcosa di molto simile allo scream che conosciamo oggi. We'll be right back.
Un altro contributo importante fu portato avanti parallelamente al grunge da tutto il filone alternative metal. Il loro successo non era comparabile a quello dei Nirvana e soci, ma sicuramente band come Faith No More, Ronnie's Band e Helmet furono fondamentali nell'evoluzione dell'urlo. Non scordiamoci poi che nel 1994 i Pantera raggiunsero la vetta della classifica Billboard con un album, Far Beyond Driven, che conteneva al suo interno pezzi vocalmente tiratissimi come Strand Beyond Strand e Slaughtered. Iniziò in questo periodo a svilupparsi quel particolare utilizzo dell'alternanza tra la voce melodica e la voce urlata all'interno delle canzoni. Furono i gruppi della scena new metal a portare alla ribalta questa combinazione vincente di suoni. Pensate ad esempio ai Deftones o ai Korn, sempre in bilico tra melodia e rabbia, o al gigantesco successo di Faith, celebre cover di George Michael rivisitata dai Limp Bizkit. Ma è nel profondo underground della scena hardcore che si nascondevano i veri pionieri di quello che diventerà lo screamo, il genere che verrà portato al successo da The Used, Underoath e simili. Già nel 1992, infatti, gli Heroin, una semi sconosciuta band di San Diego, suonava così. E non erano i soli. Enzio Caro, Angel Air, Guy Verwan, Mohinder, John Henry West, Portraits of Pest, tutte band a far parte di una protoscena emo screamo core piuttosto visionaria per l'epoca. Anche il loro approccio live era piuttosto innovativo, il muoversi in modo frenetico sul palco, gettandosi a terra come colti da crisi epilettiche, era una cosa ancora piuttosto rara. Into the back of my head, into the face of the holding, face of the bricks in the closet, face of watching every time they face of my ass every time they fall. So you know that it's time to sink or swim, to the face inside is hearing me, right underneath my skin. Negli anni 2000 le cose iniziarono a farsi davvero serie per gli urlatori del nuovo millennio. Il 24 ottobre del 2000 uscì infatti Hybrid Theory dei Linkin Park. L'album, pur non essendo un concentrato di screamo, conteneva delle parti piuttosto intense al suo interno e grazie al suo immenso successo, dovuto all'accessibilità della loro musica, sicuramente più facile da digerire rispetto ad esempio al grunge, lo scream entrò definitivamente nel vocabolario del rock mainstream. Salirono alla ribalta perfino dei vocal coach, specializzati nello scream e nel growl. La più famosa di tutti era Melissa Cross, autrice di numerose pubblicazioni. Parallelamente, su YouTube iniziarono a fiorire numerosi canali che si affannavano ad insegnare le tecniche più disparate, dal Fry Scream di Marilyn Manson al divertentissimo Pig Squeal. Yeah!
Con l'urlo ormai sdoganato e accettato, la strada per le Screamo Band era ormai spianata. The Used, From First to Last, ripresero il sound e l'attitudine epilettica dei gruppi proto-scream e le impacchettarono per il pubblico mainstream, farcendola con una serie di codici estetici che negli anni hanno fatto la fortuna dei creatori di meme di tutto il mondo. Cappelli neri corvino con lunghe frange a coprire il viso, smalto nero, eyeliner e piercing alle labbra. Ma non di sole emozioni vive l'uomo, e parallelamente alla scena screamo, anche i metallari reclamavano il loro posto al sole tra gli utilizzatori dell'urlo. La scena metalcore che stava nascendo in quel periodo era sicuramente un buon esempio di utilizzo di tale strumento. Anche qui il climax principale era l'alternanza della voce urlata a quella melodica. Kill Switch Engage, As I Lay Dying, Bullet for My Valentine, Trivium, Avenged Sevenfold furono maestri in questo. Un punto d'incontro tra queste due scene fu il successo delle band che gravitavano intorno ad etichette come Rise Records, Traskill, Ferrets, Fearless o Tooth & Nails, che riuscirono a mixare in modo equilibrato la parte emo-screamo con la sapiente alternanza delle vocalità, trovando un mix di grande successo a fine anni 2000. Gruppi come Attack Attack, Of Mice and Men, Asking Alexandra e The Devil Wears Prada, per citarne alcuni. You wanna buy the cheese? Well fuck you! None of you motherfuckers will know what I've been through! Been brought by your wife, been locked in a jail cell! All of you go to hell! Negli ultimi anni abbiamo poi assistito ad un'ulteriore evoluzione del concetto di scream, complice il periodo stagnante della musica heavy, per come la conosciamo, e la contestuale ascesa del mondo rap, trap, hip hop. Artisti come Chris Fronzak, frontman degli Attila, hanno attinto alle loro influenze miscelando le metriche serrate del rap alla ferocia dello scream. Then you don't need it, I think you probably need it. I see you bitching for a living, I'm just glad I painted you. Here to stay, you ain't going away. You can yell and complain, but I'ma stay the same. What? Dall'altra parte l'urlo sta iniziando a contaminare artisti prevalentemente rap che non nascondono le loro origini hardcore. Pensate a Ghostmane, Scarlord o City Morgue, che usano molte parti scream aggressive nei loro pezzi, creando quello che viene comunemente chiamato trap metal. (Totipo)
Sembra impossibile oggi pensare alla musica heavy senza associarla allo scream, al growl e a tutte le altre tecniche simili. È diventato uno stile di canto così radicato da contare diverse varianti e scuole di pensiero e ha negli ultimi anni ridefinito completamente il concetto stesso di cantante. A presto!